No, ragazzi, non è la scritta di Hollywood, ma la scritta di Brașov. Ebbene sì, ce l'abbiamo anche noi in Romania. Siamo finalmente arrivati, esatto. Vedremo anche il castello di Dracula. Stiamo continuando questo road trip e siamo super emozionati, sì. Perché cioè io da rumeno non ci sono mai stato a vedere il castello di Dracula. Io da italiana non ci sono mai stata, anche per me è la prima volta. Esatto, dai, continuiamo questo road trip. Prima tappa, cibo. Dove ci fermiamo a mangiare? In questo ristorantino. Quindi cos'è questo? Placinte con bacon e patate. Tipo pasta sfoglia. Ti hanno portato anche la panna acida con la... che è? Aneto? Sì, aneto. È bella forte? Sono buono. Buone. Raga, abbiamo mangiato benissimo. Ottimo. Tantissimo per essere un locale in pieno centro. E abbiamo speso anche poco, perché abbiamo speso in 4,68 euro. Ci sta come prezzo, siamo comunque nel centro di Brașov con la scritta qua dietro. Sì, ovviamente cibo tipico rumeno, io ho assaggiato anche. Perché aveva influenze moldave. E prime impressioni su Brașov, molto carina, devo dire, curata, mi sta piacendo un sacco, non me l'aspettavo. Devo dire che mi piace anche più di Bucarest. Sì, questo contrasto tra montagne e piccola città. Sì. Ci piace. Abbiamo affittato come sempre un piccolo appartamentino che si trova vicino a questo fioraio, quasi vicino al centro, 10-12 minuti al centro. Sì, non è male, sì. Mica altro è tranquillo. Qui c'è una cucina. Oddio. Questo non l'hanno segnalato, solitamente lo segnalano. Poi la lasceremo scritto sulla recensione. Ed eccolo qua. Allora, accendiamo la luce. Esatto. Non è super illuminato, ma lo sapevamo. Sì, vabbè, c'è una finestrella qua. Questo qui è il bagno, devo dire, molto spazioso, soprattutto c'è la finestra. Molto carino, come piace a noi, moderno. Qui c'è, sì, il divano letto dove credo dormiremo noi, perché non siamo soli. Esatto. Siamo insieme ai miei genitori. Quindi noi penso dormiremo qua. Sì, veniamo a e questa è la letto. Camera. Molto carina, bella. Attenzione al gradino. Esatto. Sì, sì. Basic, ma c'è tutto. Sì, e poi il fatto che abbiamo prenotato un giorno prima, ovvero ieri, e abbiamo pagato, mi sembra, 60 euro in 4, quindi meglio di così non poteva sì, andare. Sì, 60 euro in 4, cioè un affarone. È 10 minuti a piedi dal centro, quindi ci sta. Ora puntiamo ad arrivare lì in cima. Sì, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Funicolare, funivia. No, non ricordo mai la differenza tra funicolare e funivia. Scrivetela sotto nei commenti, perché ah, vabbè, non la so nemmeno io. La cerchiamo tra un po'. Pronti ad affrontare le scale? Non proprio. Anche se già da qui c'è una bella vista. Per ora gli orari sono questi. L'ultima che sale alle 5 e l'ultima che scende alle 6. Se chiude rimanete bloccati sopra e dovete farvela a piedi. Molto pericoloso. Non ve lo consigliamo. Molto, molto, molto. Alla fine il biglietto l'abbiamo pagato circa 8 euro, sì. Andata e ritorno. Si può scegliere solamente l'andata, solo che non penso vi convenga farvi il ritorno su una strada ripida così, serrata, una camminata di 90 minuti, ragazzi, poi. Poi non è adatto a chi ha disabilità motorie, chi ha difficoltà, esatto, motorie. E comunque il giro in funicolare, funivia, sì, ci siamo, è funivia, abbiamo cercato, dura circa 3 minuti, molto carino perché vedi piano piano la città dall'alto, tutta Brașov, sì, 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 molto bello. Allontanarsi. Sì. È molto bello, sì. E poi qua è molto fresco. Ora stiamo andando però alla scritta Brașov proprio, sì, dietro. Sì, andiamo dietro, non ci siamo stati a Hollywood, ma ci andiamo qui a Brașov. Sperando di arrivare sani e salvi. La mia pronuncia è corretta. Brașov, sì, Brașov. Sì, brava, brava.
Siamo finalmente arrivati dietro la scritta, non è stato nemmeno troppo complicato arrivare qua. Niente. 5 minuti dalla funivia, da quando siamo scesi, e siamo arrivati subito. Il percorso non è neanche, dai, troppo pericoloso. La vista da qua, raga, è, cioè, bellissima. Se venite a Brasov è una cosa che dovete fare assolutamente, perché è stupendo. Livello di sicurezza. Mettiamoci una pietra sopra. Sarà meglio non vederla questa cosa. E se poi cadi. Siamo stati alla Chiesa Nera, tradotto si chiama letteralmente così. Bella, bella anche la storia, magari perché è diventata, insomma, nera dopo un incendio del 1689, eccetera. Noi abbiamo pagato 4 euro per entrare, secondo me sono un po' troppi. Sì, ok, sosteniamo il turismo e tutto il resto, però nel senso... siamo stati letteralmente... Era una chiesa, sì, siamo entrati, abbiamo detto, ah, ok, abbiamo fatto le riprese, siamo andati via. Quest'orso ha combinato qualcosa, un guaio, perché la sua faccia è quella. Lo vedo un po' sconvolto, tipo come se fosse traumatizzato da qualcosa, chissà cosa, esatto, ha visto. Cioè... No, non ce la faccio, tipo... Sono stata attratta da questa vetrina piena di dolci e quando ho visto questo ho chiesto a Stefano cosa fosse, non lo sapeva nemmeno lui. E alla fine abbiamo scoperto che è un dolce si chiama vaniglia. Tipo mini rouleau, quindi mini rullo. Abbiamo letto ingredienti. E c'è amarena, perché qua l'amarena va tantissimo, sì, e la vaniglia. Vero. L'ha assaggiato, è un semplice, esatto. È un semplice, tipo, non croissant, pane no. Cioccolato, è tipo un... impasto da pane, tipo. Buono, non male. Tutto mi aspettavo, ma non una salita così, raga. Cioè, guardate qua. È ripidissima. Come? È ripidissima. Però almeno c'è una bella vista. Tutto ciò per vedere il turno nero. No, bianco. Bianco. Ne valsa la scalinata? Sì, diciamo che la vista è più o meno uguale a quella da... dalla funivia, però ci sta, abbiamo fatto un po' di cardio. L'unica pecca è che la maggior parte dei monumenti sono così, raga, imbrattati di graffiti e robe varia. Ragazzi, sta facendo sera e dato che Mary è una maga nel trovare posti fighi, guardate che posto che vi stiamo per far vedere. Questo è veramente figo, secondo me anche economico per l'ambiente, quello che è, perché praticamente tu bevi dentro questi barili, non so cosa siano sinceramente, però è molto molto carino come ambiente, devo dire anche economico perché un cocktail costa sui 6 euro, quindi lo approviamo, molto buono, bello, ci piace. Buongiorno dalle strade vuote, o quasi, di Brasov. Ieri sera alla fine abbiamo fatto una passeggiata per, sì, il centro città, e devo dire molto bello. Abbiamo finito la serata con una fetta di pizza, niente di speciale, quindi non è che siamo stati a vloggare. Oggi invece, ragazzi, siamo super pronti perché andiamo al castello di Dracula, non vedo l'ora. Andiamo, va. Una cosa che abbiamo notato in questa città è che è strapiena di caffetterie, raga, tipo quelle americane, no? Solo che in questo caso il mio caffè latte, forse anche le mie aspettative ora sono troppo alte, però non era un granché. Il suo matcha latte invece? Molto buono. A un'ora e mezza di macchina siamo finalmente arrivati al castello di Peles. Che non è il castello di Dracula, devo dire, eh? Esatto, però dicono sia molto più bello. La strada era bellissima, c'erano tutti questi paesaggi di montagna che noi adoriamo sinceramente. E non vedo l'ora di visitare questo castello perché tra i due dicono che questo sia decisamente più bello. Abbiamo pagato 20 euro a testa per visitare, sì, il piano terra e il primo piano, però se volete potete visitare solo il piano terra e costa 10 euro. Poi però andremo anche all'altro castello, quello, sì, insomma, più famoso, e sono un'altra ora e mezza di macchina, però ci sta, il paesaggio è bello, quindi è un bel viaggio. Mi sa che è in ristrutturazione. Mi sa di sì, peccato. Che peccato,
volevamo ammirarlo da fuori in tutta la sua bellezza, però vabbè, speriamo che dentro non ci deluda. Davvero un peccato. Ragazzi, è meraviglioso, è bellissimo. Tutto fatto in legno. E siamo solo alla prima sala. Questo in pratica era la base reale, diciamo così, la casa reale durante il 1879-1914. Invece il castello Bran, che visiteremo dopo, è molto più antico perché Vlad Tepes, quindi Dracula, era vivo durante il 1400 qualcosa. Wow, assurdo. Più autentico. Assurdo. Non so perché, ma mi aspettavo molte meno persone per visitare, insomma, le varie sale. Devi fare la fila e aspettare, insomma, che gli altri avanzino. Sì, è vero. È un po' così. Però nel senso è molto molto bello. Il castello è meraviglioso. Avevo visto anche un articolo di giornale che diceva che è super a Versailles per la bellezza, però poi Versailles è stato costruito tipo nel 600, 1600, questo è più recente, 200 anni sì, dopo. Secondo me sono due stili due completamente paragoni, diversi. Anche, esatto, che non si possono fare. Sì, sono due bellezze diverse, cioè però sono entrambe molto belle, ma sono esatto, completamente diverse. Bello, bello, eh? Lui non poteva mancare. No, Giulio Cesare non manca mai. Comunque è davvero un peccato perché abbiamo visto solo un piano, noi avevamo preso il biglietto per due piani e invece il piano sopra è chiuso, sì, quindi ci danno il rimborso e alla fine il biglietto l'abbiamo pagato sui 10 euro. Prendiamo il souvenir. Vai. Abbiamo appena finito il giro, sì, e la visita è molto veloce, dura circa un quarto d'ora nonostante ci sia tanta gente, quindi bisogna fare un po' di fila per ammirare le diverse stanze, però vale veramente la pena, molto molto bello, mi è piaciuto. E siamo anche in mezzo ai Carpazi, che sono tra le montagne, se non le montagne più alte della Romania. Questo è il prescelto. Esatto. Buona, buona. Piccante. Non so neanche da dove iniziare, ho preso lo schnitzel alla viennese. Raga, è enorme. È anche molto buono, croccante all'esterno e dentro, raga, è la carne è morbidissima. Buono, buono. Vespe permettendo, non riusciamo ad assaggiare. È strapieno di vespe. Comunque, il pasto è molto morbido. Una ciambella morbidissima con questa panna acida, sopra c'è questa tipo frutta candita che è amarena, insieme è un'esplosione di gusto, è buonissima. Ottima mangiata anche qui, raga. Il posto è un po' più caro degli altri posti magari qui in zona perché è proprio davanti al castello. Esatto. Però si mangia benissimo. E devo dire che ho notato che nonostante stiamo mangiando in posti turistici sono uno molto buoni e due il servizio è veramente ottimo. Siamo sì, abituati vero, comunque che quando si va in posti turistici spesso sì, il servizio è così sbrigativo, così. Esatto, invece qua in Romania tutti ottimo, molto gentili. Dove stiamo andando ora? Stiamo andando sul set dove hanno girato Mercoledì Adams. Ebbene sì, non lo sapevamo sì, nemmeno noi che abbiamo fosse qui in così, Romania. Sì, stavo passando con la macchina e abbiamo visto questo cartello tipo set della serie Mercoledì Adams di Netflix. Sì, l'hanno fatta diventare tipo una meta turistica, quindi esatto, siamo di passaggio per andare al castello di Dracula. Sì, e andremo e a vedere da là fuori l'Accademia Nevermore. Hanno fatto anche l'ingresso a tema. È diventata proprio una meta turistica. Infatti ci sono un sacco di macchine. Qui hanno filmato solamente alcune scene all'aperto, altre le hanno filmate in giro per la Romania e siamo proprio davanti alla Nevermore Academy. Ovviamente non è proprio uguale perché l'hanno modificata poi in un secondo momento col CGI. Nella serie è molto più spettrale perché appunto Tim Burton voleva comunque attenersi al sì, film originale e renderlo più spettrale. Abbiamo pagato anche l'ingresso. Sì, cioè abbiamo non pagato lo sapevamo. 4 euro a testa.
va bene così. Qui dai. In giro ci sono varie foto a tema serie, un po' cringe. C'è una bella vista sulle montagne dietro. Però comunque è un bel castello. Sì. Ora andiamola a vedere da vicino. Per dire la stessa cosa. Per il resto, ragazzi, cioè, guardate che vista c'è da qua. È mozzafiato, ti lascia senza parole. Bello. Bello sì, eh. Che bella, una sorta di mercato con sì. Bancarelle dove vendono souvenir, ci siamo quasi. Cibo. Eccolo. Ci si vede quasi. Che è molto più turistico. Sì, anche perché questo è molto più antico, è tipo del 1300 qualcosa. Il castello, quindi anche la fama poi mondiale, no? Il castello di Dracula. Cioè, wow. Com'è? Raga, ci siamo nel castello di Dracula, troppo emozionati. Comunque si vede che è molto più antico, molto più storico rispetto all'altro, che era molto più decorato. Sembra più autentico. Allora, in effetti è molto più piccolo e lo stile è completamente diverso. Questa non me l'aspettavo. Non ha detto che soffre di claustrofobia, sicuro. Era un minimalista sto Vlad. Esatto, però guardate che vista che aveva. Sembra di essere dentro qualche fiaba. Però anche qui pullula di gente, eh? Mamma mia, tanta fila, per tutto. E per quanto riguarda invece l'ingresso, l'abbiamo pagato 70 lei, che sono tipo 15-16 euro a testa, quindi non male, non male. Ci sta. Eccolo, l'abbiamo trovato, così, era nascosto in una camera, ragazzi, al buio. Ma non posso fare questi scherzi, cioè io sono entrata e sono ritrovata questo davanti. Inquietante il giusto, eh? Sì. Comunque questo percorso non è adatto a chi ha meno di 14 anni, c'è anche il costume di Dracula qui. Bello, sono contento che sono arrivato finalmente a vedere insomma il castello di Dracula, perché diciamo così, era un sogno nel cassetto, anche perché sì. Da romeno non potevo non aver visto questo castello. Molti rimangono spesso delusi dopo aver esatto. Visto il castello di Pelesh, però secondo me sono due stili e due epoche completamente diverse, e questo sì. Dicono che sia molto turistico, però secondo me ci sta l'aggiunta di sì, queste cose esatto, turistiche esatto. Perché sennò il giro finisce subito, cioè hanno aggiunto qualche cosa. Anche di le cose scena. Da vedere dentro sono poche, un castello sì, del 1300 era abbastanza appunto, povero. Secondo me bisogna pensare sì. Al fatto che sono due epoche completamente diverse. Esatto, uno era del 1300 e l'altro del 1800, quindi capite. Abbiamo lasciato anche la firma. Sì, come sempre. E comunque una piccola info, ecco perché si chiama Vlad Dracula, non per il film, ma perché il popolo lo chiamava così dato che impalava i nemici con dei pali super appuntiti sì. E versavano sangue ovunque, e quindi l'immagine era quella del super sangue. Cupo. Esatto, super cupo, e l'avevano definito appunto il vampiro o anche Dracula. Anche perché Dracu in rumeno significa il diavolo. Non lo sapevo! Queste in pratica sono le maschere che si indossano la notte del 31 dicembre, si va in giro per le case, non so, si cantano canzoni tradizionali. Ti giuro. È tipo un rito. Io voglio capito? Venire in Romania e andare in giro il 31 esatto. Di dicembre, vedere le persone si con mettono queste maschere. Tipo le campane addosso, cioè ci si veste in modo molto colorato. Non so cosa sta esattamente a significare, però si riceve così, insomma, l'anno nuovo. Tu lo facevi da piccolo? Io lo facevo da piccolo. Davvero? Mettivi sì, la maschera? Sì, sì. Voglio una foto. Ed era molto... mi sa che non ce l'ho purtroppo. Mannaggia. Ed erano molto, molto belle. Ragazzi, si faceva tipo a gara chi aveva la maschera più bella e più elaborata. Siamo finalmente arrivati a Curtea de Argeș. Dopo 2 ore e mezza di macchina. Esatto, facciamo una sosta qua perché
domani faremo una delle strade più belle probabilmente al mondo, e si tratta di Transfogarasciano. È una strada in mezzo alle montagne. Fate conto che per chi insomma segue Top Gear o robe simili, non sulle macchine sportive, è quel programma che l'ha resa famosa, perché prima non credo fosse così famosa. Lo era. Insomma, vanno a provare le macchine là e tutto, e dato che domani faremo quella strada, questa località è stata di passaggio, esatto. Quindi abbiamo deciso di passare qua perché c'è un monastero bellissimo. L'abbiamo proprio davanti. Guardate qua, raga, è uno spettacolo. La particolarità sono queste finestre che sono tipo storte. Cosa te ne pare? Non lo so, è un edificio particolare. Molto particolare. Possiamo dire la Torre di Pisa. Ah, si scherza, dai. La Torre di Pisa rumena. Bello, bellissimo davvero. E c'è anche una leggenda che dice che un muratore di nome Manole aveva murato la moglie che era incinta qua dentro, perché i muri cadevano tutte le volte, aveva sognato che la doveva murare là e l'aveva fatto, e si sentivano tipo i pianti la notte della moglie, roba molto inquietante e creepy. Spero che piacciono una leggenda. Esatto. E poi dice che lui si è buttato in una fontana che dovrebbe essere da qualche parte qua. Andiamola a cercare, sì. Alla fine la fontana è praticamente fuori dal parco, bisogna attraversare la strada e dovrebbe essere da queste parti. Sì, esatto. Guarda, si arriva da questa stradina. Ok. La facciamo rotolando però. Ed ecco qui la fontana. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo a mangiare. Direzione hotel. Si mangia? Si mangia, per favore, c'ho famissima. Alla fine abbiamo mangiato sempre lo meno, sempre pesante, cibo buono, ma è arrivata l'ora di andare a dormire. Siamo arrivati al nostro B&B. Qua in Romania ci sono le pensioni, si chiamano così, e sono tipo affittacamere all'essenziale, quindi bando alle ciance, ci vediamo domani. Mamma mia, che spettacolo! Non male davvero. È surreale, bellissimo.